ci termine no alla guerra nel mercoledì delle ceneri. Lei hanno raccolto l'invito di Papa Francesco a pregare per la pace. E sotto la Minerva dell'Università Sapienza di Roma, studenti universitari ucraini e russi si sono incontrati per chiedere la fine delle violenze. I servizi sono di Eleonora Fioretti e Antonio Scopettoni. Oggi mi sono sentita con mia sorella Giulia, si trova ancora nella metropolitana di Kharkiv. Per settimo giorno con mio figlio di 6 anni. Non esce in superficie perché ha paura. E muoiono sia le donne, sia bambini, sia anziani. Certo che sono troppo preoccupata. Anna e Anastasia, studentesse della Sapienza di Roma, sono le voci di chi la guerra la sta subendo da lontano da 7 giorni, in pensiero solo per i loro cari in Ucraina. Intorno a loro sventolano le bandiere della pace, si stringono oltre 1.000 studenti degli Atenei del Lazio, riuniti in piazza della Minerva La Sapienza, insieme per l'unico messaggio di pace, proprio nel giorno in cui è stata bombardata l'Università di Cannes. Per noi è traumatico pensare che un nostro collega, cioè che comunque vive in Ucraina, non possa vivere tranquillamente, non possa studiare. L'università è il luogo di confronto, è qui che si costruiscono ponti di pace, ribadisce dal palco la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni. L'università oggi si riunisce in nome della pace. Un cartello spicca tra le bandiere arcobaleno, Elisabetta, studentessa russa a Roma, è al fianco del popolo ucraino. The Putin is not Russia. Putin non è la Russia, i russi sono contro tutto questo, è la guerra di una sola persona, Putin. This is the war of Putin. Io voglio dire al popolo russo, dovete esprimere, dire la vostra opinione, perché pure voi siete contro la guerra. Questa guerra non serve a nessuno. La preghiera speciale per tutto ciò che sta succedendo lì in Ucraina. Le storie non prevalgano e il male in nessuna parte del mondo e soprattutto in Ucraina oggi. Il digiuno e la preghiera del giorno che segna l'inizio del cammino penitenziale si intreccia con la richiesta di pace per la tragedia della guerra e il segretario di Stato, il cardinale Parolin, a presiedere la tradizionale processione da Sant'Anselmo a Santa Sabina sull'Aventino. Il Papa non c'è a causa di un forte dolore al ginocchio. L'anno scorso era stata la pandemia a modificare la tradizione delle stazioni quaresimali, un rito antichissimo e romano che si apre con la processione a cui prendono parte cardinali, vescovi, monaci benedettini di Sant'Anselmo e domenicani di Santa Sabina. In età moderna, il primo pontefice ad imporre le ceneri a Santa Sabina era stato Giovanni XXIII. Il cardinale Parolin legge l'omelia preparata da Francesco, che questa mattina durante l'udienza generale aveva sottolineato l'importanza di un cuore purificato e rinnovato e la centralità della preghiera e del digiuno per la pace in Ucraina. Questo segno austero che ci porta a riflettere sulla caducità della nostra condizione umana è come una medicina dal sapore amaro, ma efficace. Anche i musulmani delle comunità del mondo arabo in Italia si uniscono all'appello del Santo Padre contro la guerra e a condannare